In collaborazione con Trade Center Genova, il vostro ufficio è pronto. Limone Piemonte, Cuneo, dalla splendida cornice del Grand Palais Excelsior di Limone vi trasmettiamo una nuova puntata di Caffè Novecento dedicata come sempre alle eccellenze della piccola e media impresa, questa volta del cuneese. In questa puntata Gai, Olicar, Icarus Group, Avvocato Mantelli, Siecab, Alpicave, Orveca, Techno World Group, Sibelco. Allora, con l'aiuto della nostra regia, andiamo subito alla scoperta del primo ospite. In provincia di Cuneo, Ceresole d'Alba, si trova una grande azienda che è un onore per Caffè Novecento avere ospite, ed è la GAI, che si occupa di produrre macchine imbottigliatrici. È con noi l'ingegner Giovanni Gai, che buongiorno. Ringrazio molto per la sua presenza qui a Caffè Novecento. Grazie a voi dell'invito. Ci può riconfermare, Gai, un po' l'attività di questa grande azienda? Sì, allora noi purtroppo non siamo una grande azienda, però cerchiamo di produrre questa è l'umiltà delle che parla, macchine no? di grande qualità, almeno bene. Questa è la nostra mission. Bene, bene. La GAI si occupa di produrre macchine imbottigliatrici da 1000 a 15.000 bottiglie ora. Le macchine imbottigliatrici, diciamo, sono una serie di macchine che lavorano sia nel campo del vino che nel campo oggi anche della microbirreria, per passare dal prodotto, quindi dal vino oppure dalla birra, per arrivare fino alla bottiglia, diciamo riempita, tappata, etichettata e se necessario capsulata. Quindi un ciclo completo sostanzialmente. Noi siamo oggi l'unica ditta, l'unica azienda in grado di proporre ai nostri clienti una linea completa, quindi un ciclo completo, diciamo, di riempimento e confezionamento della bottiglia. Ecco, attenzione, GAI non si occupa di imbottigliamento, ma di produzione di queste macchine. Esatto. Quindi servite grandi gruppi e aziende vinicole, per esempio. Diciamo, la GAI si occupa, come diceva giustamente lei, di produrre macchine che poi si occupano dell'imbottigliamento. Il nostro cliente tipo, diciamo, è il produttore di vino di alta qualità, quindi diciamo con produzioni piccole e medie. Serviamo anche grandi gruppi, però diciamo il nostro core business è veramente sul vino di qualità, quindi diciamo più che i grandi gruppi noi ci occupiamo delle cantine più prestigiose, diciamo dei marchi più conosciuti. Che livello di automazione hanno queste macchine? Allora, la GAI produce diverse famiglie di macchine, quindi nel caso di clienti medio-piccoli le macchine non hanno un grado di automazione molto elevato, sono delle macchine, diciamo, relativamente semplici che ben vanno a servire, diciamo, un cliente piccolo, quindi un cliente che utilizza poco la macchina e fa un numero limitato di bottiglie. E si arriva fino ad un grado di automazione, direi, pressoché completo, cioè su linee medie e grandi l'operatore non può e non deve, diciamo, eseguire alcuna operazione manualmente, quindi sono macchine, diciamo, che automaticamente, senza alcun intervento da parte di un operatore, sono in grado di eseguire tutto il ciclo di riempimento e di confezionamento della bottiglia. Gai, parliamo un po' della storia invece, perché qua c'è tanto da dire. Allora, sì, diciamo che la GAI nasce a Pinerolo nel 1946 ad opera di Giacomo GAI,
che era mio nonno, che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si è trovato nella necessità e nel bisogno di produrre una macchina imbottigliatrice per la nonna Elsa Gai, che aveva un'osteria e quindi comprava il vino sfuso e lo doveva mettere in bottiglia per i clienti. Il nonno poi aveva, diciamo, più un'inclinazione meccanica piuttosto che avere un'osteria, quindi fatta la prima macchina, ha abbandonato l'osteria, ha continuato nella produzione delle macchine. A quel tempo non c'erano molte aziende che facevano queste, per non dire nessuna. A quel tempo c'erano pochissime macchine che si occupavano di questa tipologia di lavorazione. Nel 1972 poi la Gai si è spostata a Trofarello, in provincia di Torino, e hanno preso le redini dell'azienda mio zio Battista e mio padre l'ingegner Carlo, che hanno portato avanti l'azienda, diciamo, facendola crescere. Nel 1984 ci spostiamo nella sede odierna di Ceresole d'Alba, provincia di Cuneo, e a partire dall'anno 2000 in azienda collaborano mio cugino, il dottor Giacomo, che si occupa di amministrazione, mio fratello, l'ingegner Guglielmo, che si occupa di produzione, e io che, diciamo, mi occupo di più della parte commerciale. Oggi la Gai conta un organico di circa 180 persone. Che superficie ha la struttura oggi? La superficie oggi è di 27.000 metri quadri coperti e abbiamo in progetto un ampliamento di altri 25.000 metri quadri che inizieremo nell'anno prossimo. Quindi fortunatamente il mercato del vino è ancora un mercato, diciamo, con dei buoni margini di crescita. La Gai da sempre ha avuto la fortuna, o comunque c'è stata la scelta, di servire produttori di qualità. Fortunatamente oggi i nostri clienti hanno, diciamo, una buona crescita sul mercato e quindi ci trascinano in questa crescita. È un mercato squisitamente nazionale o anche internazionale? Direi assolutamente internazionale, nel senso oggi l'export per la Gai prende oltre l'80% della produzione. Noi siamo presenti. Questo di necessità virtù, Gai, o? È stata anche una scelta, nel senso che mio padre all'inizio degli anni 80 ha capito che il mercato francese era comunque un mercato anche importante. Chiaramente il mercato italiano è sempre un mercato importante e rimane per noi il primo mercato. Il mercato francese oggi è per noi il primo mercato di export, cioè il secondo mercato in assoluto. E mio padre ha avuto anche questa visione, diciamo, abbastanza buona, di creare nel 1984 una nostra sede francese, la Gai France, che si trova nel Var, nella Provenza, che conta oggi un organico di circa 20 persone che si occupano esclusivamente della vendita e dell'assistenza del funzionamento delle macchine per il mercato francese. A novembre c'è una fiera molto importante a cui prenderete parte. Allora, a novembre ci sarà la fiera del SIMEI, che è la fiera di riferimento per il mondo dell'imbottigliamento. Per noi questa fiera è assolutamente importantissima. Fiera mondiale? È una fiera mondiale ogni due anni e per noi quest'anno sarà particolarmente importante, in quanto su questa fiera proporremo una novità assoluta, non solo per noi ma direi in generale per il mondo dell'imbottigliamento. Novità che noi riteniamo porterà tanti e tali vantaggi da permetterci, diciamo, di crescere sempre nella direzione della qualità, sempre nella direzione di aiutare i nostri clienti a diciamo, proteggere al meglio il vino, cioè il loro prodotto grazie a questa novità potrà essere prodotto in modo ancora migliore. È possibile questo? Ma noi ci crediamo, nel senso che noi crediamo che comunque la macchina imbottigliatrice non sia assolutamente in grado di migliorare il vino. Quindi l'enologo, il vignaiuolo, è colui che crea la qualità del vino. Eppure è uno strumento molto importante. Noi possiamo dare loro uno strumento che gli permetta di mantenere il vino così come loro l'hanno fatto
portarlo nella bottiglia e quindi portarlo sulle tavole e farlo trovare ai loro clienti. Ecco. Senza che sia alterato. Senza che sia alterato, diciamo che oggi forse le due parole che guidano l'imbottigliamento sono da un lato la sterilizzabilità della macchina, ovvero la possibilità di sterilizzare e di lavare la macchina in modo efficace, e dall'altro l'ossidazione, cioè durante l'imbottigliamento bisogna cercare di aggiungere la quantità minima possibile di ossigeno. In questo modo, diciamo, si possono evitare tutte quelle aggiunte di prodotti chimici che da un lato vanno a ridurre e a catturare l'ossigeno, dall'altro, diciamo, sono un'aggiunta al vino che lo rendono meno naturale e meno conforme a quello che l'enologo, il vignaiolo, avevano prodotto. Qual è la nuova frontiera per queste macchine, per questo mercato, Guy? Allora, per noi la nuova frontiera che presenteremo proprio su questa fiera del SIMEI è la totale flessibilità, ovvero oggi, diciamo, viene richiesto che la stessa macchina sia in grado di lavorare diverse tipologie di prodotti. La tecnologia odierna, diciamo, consta di diverse tipologie di valvole di riempimento a seconda che si parli di un vino frizzante, di un vino tranquillo, di una birra o eventualmente di un soft drink. La novità che noi proporremo a questa fiera sarà un rubinetto invece gestito elettronicamente, che quindi permetterà con la stessa macchina, senza cambiare alcun particolare, ma semplicemente andando ad agire su dei parametri elettronici, quindi da computer presente sulla macchina, permetterà di passare tranquillamente da una tipologia di prodotto all'altro, avendo quindi il massimo della flessibilità e, secondo le prove che stiamo conducendo anche con l'Università di Torino, permetterà di avere una protezione ancora migliore per il vino di quella che oggi siamo in grado di offrire. Il mercato italiano del vino, secondo Guy, che cos'è oggi? Allora, il mercato del vino in Italia oggi è molto importante, nel senso che in un'ottica economica generale, diciamo sicuramente non di crescita, il vino in Italia sta crescendo e sta crescendo bene. Noi vediamo che il mercato oggi si rivolge verso dei prodotti di qualità più alta e secondo me, il mercato italiano è uno dei pochi mercati nei quali il consumatore è in grado di dare il giusto valore al prodotto. Cioè, in Italia, diciamo, si consuma uno dei vini migliori del mondo con dei prezzi molto ragionevoli, cioè con un rapporto qualità-prezzo, a mio giudizio, ad esempio, molto superiore rispetto a quello del mercato francese. Molto per bene. Non parlare del mercato asiatico, nel quale la qualità è molto bassa e i prezzi sono molto naturalmente alti. Allora, io ringrazio l'ingegner Giovanni Guy della Guy Macchine Imbottigliatrici per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi dell'invito e della possibilità. E a Caffè 900 sta per entrare un altro ospite, la Olicar. Andiamo subito a scoprire di che cosa si occupa. C'è un'azienda, la Olicar, che si occupa di servizi per la gestione di impianti tecnologici. Allora chiedo al dottor Stefano Bertello, che intanto ringrazio naturalmente per essere nostro ospite, di spiegarci un po' meglio questa definizione, quindi servizi per la gestione di questi impianti tecnologici. Sì. Noi in sostanza siamo esperti, cerchiamo di fare risparmio energetico. Quindi gestendo impianti tecnologici a servizio di palazzi, ospedali, della pubblica amministrazione o di privati, cerchiamo di gestirli in modo da abbattere il consumo di prodotti tipo metano, energia elettrica, tutti i vettori energetici
che hanno un costo e che quindi, insomma, in quanto tale si cerca di risparmiare, di abbattere. No? Per privati si intende privati di condominio? Diciamo per sì, esempio, il nostro cliente base, diciamo, è un condominio di almeno 10-20 alloggi, che è un po' il tipo di palazzo, palazzina base su cui lavoriamo. Lavoriamo logicamente su palazzi che hanno impianti centralizzati, quindi tutto dove ci sono le caldaiette monofamiliari non è il nostro mestiere, perché sono impianti troppo piccoli. E partendo di lì poi cresciamo, andiamo a gestire impianti della pubblica amministrazione tipo scuole, uffici, ospedali. Poi crescendo gestiamo anche centri commerciali che sono molto energivori, quindi diciamo un risparmio dal punto di vista energetico lì ha un impatto importante. E poi fino ad arrivare anche alla gestione di aeroporti, quindi strutture civili complesse, tipo noi siamo titolari della gestione dell'aeroporto di Fiumicino a Roma, degli aeroporti di Puglia in Puglia. E quindi diciamo poi siamo titolari o comunque responsabili di dare comfort al cliente finale che in questo caso poi è l'utente dell'aeroporto, e siamo responsabili di garantire una temperatura negli ambienti di 20, 21, 19 gradi a seconda dei casi. E facendo cosa? Gestendo gli impianti al meglio e cercando di dare questo comfort usando meno combustibili e meno energia possibile, no? Ecco, quando vi trovate di fronte per la prima volta a queste strutture, siano esse ospedali o altre, certo, strutture, da dove parte l'analisi per poi arrivare alla soluzione? Praticamente dove noi siamo esperti è nel valutare dove è possibile generare del risparmio energetico, no? Quindi si va dal cliente e si fa un'analisi di quello che è il suo parco impiantistico per capire se intanto se sono impianti diciamo tecnologicamente all'avanguardia o comunque moderni oppure no, e se rispetto ai consumi che loro hanno storicamente consumano troppo o giusto, no? Rispetto alla volumetria che questo cliente ha, rispetto diciamo alla qualità del palazzo che ci si trova a gestire, no? Quindi si parla, specialmente negli ultimi anni, di palazzi in categoria energetica A, B, C, D, no? Quindi a seconda della categoria energetica si può sapere più o meno quant'è il consumo che quel palazzo deve avere in via ottimale, no? Lei pensi che da un palazzo in classe A, un palazzo in classe non so, D o E, c'è praticamente un consumo che si moltiplica per 5, 7, 10 volte, quindi andando ad abbattere, quindi migliorando la classe energetica di un palazzo, puoi veramente andare a ridurre di tantissimo il costo. Poi logicamente la struttura di base, se fatta in un certo modo, poi costa molto riqualificarla a livello proprio di involucro, muri e quant'altro, e quindi diciamo devi poi fare dei calcoli se il tuo investimento per migliorare la situazione vale poi un ritorno, c'è poi un ritorno, no? Però molto spesso si possono fare delle innovazioni interessanti. La Olicar ha cominciato facendo questo o qualcos'altro? No, allora la Olicar è come molte aziende poi che hanno iniziato negli anni 50, quindi dopo la guerra, fondata da mio nonno e poi continuata da mio padre, ha iniziato con il distribuire prodotti petroliferi, no? Quindi sempre il settore energetico, però appunto un mestiere completamente diverso, dove si comprava e vendeva, si comprava prodotti petroliferi liquidi, li si stoccava e poi li si vendeva al cliente finale. Poi, cos'è stato a portarvi poi invece a questo cambiamento? Ecco, qui c'è stato un cambiamento epocale nell'utilizzo dei combustibili liquidi negli anni 90, quando determinate leggi, determinate scelte politiche hanno portato l'avvento del metano, no? Quindi da un utilizzo per il riscaldamento e raffrescamento prevalentemente attraverso combustibili liquidi
si è passati nell'arco di 10 anni e poi negli anni 2000 si è concluso, diciamo, questo passaggio all'utilizzo del metano, no? Che è diventato sempre più capillare in tutti i posti d'Italia praticamente. E quindi questa cosa qui ha fatto sì che il mercato di rivendita dei prodotti petroliferi scemasse per lo più, no? Perché il cliente migliore era il cliente che consumava per riscaldarsi, eccetera. No, sono rimasti in quel mercato gli autotrasportatori, gli agricoltori che continuano a utilizzare prodotti petroliferi, ma il mercato si è ridotto. E quindi c'è stata così un'intuizione o comunque la necessità poi alla fine porta anche a industriarsi, a capire come andare avanti. Quindi un'azienda che tutto sommato era destinata a chiudere o a ridimensionarsi, invece è riuscita, facendo la scelta dei servizi tecnologici, a rilanciare, anzi, insomma, praticamente adesso a crescere, a svilupparsi in un settore in crescita e quindi, insomma, a fare un grosso passo in avanti. Grosso passo in avanti che è stato molto complicato perché da una situazione, da un business di commercio, quindi compravendita e un pochino di logistica, si è proprio arrivati ad un'attività industriale dove hai la progettazione in prima istanza, quindi tu vai dal cliente, vedi se spreca allora fai un progetto per, da presentargli per abbattere i suoi costi di gestione. E lei a visitare il cliente o ha delle persone che no, abbiamo, io sono appunto laureato in economia e commercio, quindi mi occupo più della parte amministrativa, certo. Finanziaria e abbiamo poi tutta una serie di tecnici, ingegneri che sono nella sede di Sesto San Giovanni, quindi siamo comunque sparsi sul territorio che approntano, preparano dei pacchetti, soluzioni da presentare al cliente. Poi il cliente sceglie se incaricarci di prendere in carico gli impianti, se sceglie le nostre tipo di offerte, di solito si parte con una riqualificazione, quindi prendi gli impianti vecchi, li sostituisci, a quel punto una volta fatto l'impianto cosa succede? Lo devi gestire tu, no? Quindi di solito si fanno contratti più o meno dai 5 anni in su, perché anche l'investimento molto spesso è a carico nostro, perché ci occupiamo proprio a chiavi in mano di tutto, no? Andiamo dal cliente e diciamo: guarda, tu non ti occupi più di gestire il tuo impianto, non devi più incaricare il manutentore, comprare il combustibile, facciamo tutto noi, investiamo su di te, sui tuoi impianti. E poi li dobbiamo mantenere nel tempo, no? E quindi è lì che si crea il risparmio energetico, perché una volta che poi hai la macchina nuova che in sé abbatte già il consumo rispetto a quella vecchia, poi è la gestione proprio quotidiana dell'impianto, quindi variazioni di temperatura che i nostri tecnici sanno valutare sulla base delle previsioni del tempo e quindi subito attraverso sistemi di telecontrollo vai a abbassare, alzare la temperatura negli ambienti. No? Quanti anni ci vogliono per generare un vero risparmio energetico? Ma allora, il ritorno di una, diciamo, riqualificazione tecnologica, quindi degli impianti, diciamo che nel giro dai 3 ai 5, 7 anni la esegui. No? Poi se il cliente era già bravo prima, ci metti un po' di più, perché migliori meno e quindi magari fai anche un po' meno investimento, però nel giro di 3-4 anni, cioè noi generalmente andiamo a generare risparmio dell'ordine anche del minimo 20, ma a volte anche del 30-40-50%. No? Quindi un buon investimento. Sì, sicuramente l'aggiornamento impiantistico e la gestione professionale degli impianti ha un suo ritorno, quindi e questo, diciamo, questo tipo di attività è un pochino diverso rispetto a quello di incaricare, non so, un manutentore di gestire una caldaia, perché il manutentore, non essendo responsabile dei consumi dell'impianto, non ha molto interesse ad abbattere, ha interesse che l'impianto vada avanti e ci sia calore all'interno delle strutture. Però non c'è quel tassello in più, quindi l'attenzione del gestore a tenere basso il consumo, no?
Bene, direi che sono temi decisamente importanti per approfondire. C'è il vostro sito internet che i nostri telespettatori possono vedere anche in sovraimpressione, o magari contattarvi al telefono per avere qualche maggiore ragguaglio. Io ringrazio il dottor Stefano Bertello per essere stato in nostra compagnia, che ricordiamo è la Olicar di Bra, in provincia di Cuneo. E adesso andiamo avanti con il prossimo ospite, che ci parlerà anche lui di un servizio chiave in mano, ma in un altro senso. Andiamo a vedere. Icarus Group è una società di Cuneo che si occupa di soluzioni integrate. Riguardo a quale settore, siamo qui a chiederlo proprio a Flavio Vallò, uno dei membri di questa azienda cuneese. Parliamo proprio di questo allora. Ma Icarus Group nasce dalla volontà degli attuali soci di offrire al cliente un servizio integrato, proprio come dice la parola stessa della nostra azienda. In una prima, diciamo così, ambito di attività, i soci si sono occupati in modo particolare di perseguire quello che era il loro ambito di conoscenza, che era da un lato la parte di arredamento, visto come arredamento a 360 gradi, quindi tutto quello che può essere, diciamo così, l'allestimento interno per aziende, per uffici, per sale comunitarie, per tutto quello che può essere la sala conferenza. Tutto laddove necessita un arredamento, diciamo, fatto su misura, e anche un arredamento invece più di produzione industriale, dove invece si va a trattare principalmente la fornitura proprio di grossi marchi, di aziende rinomate nella produzione. Quindi parliamo di arredo contract. Esatto, direi proprio che il termine giusto è arredo contract, proprio perché nell'insieme della fornitura dell'arredo vi è anche poi proprio una parte dedicata a quello che sono i pavimenti sopraelevati, le pareti attrezzate, le pareti divisorie, i controsoffitti, tutto ciò che può riguardare proprio un contract di arredo a 360 gradi. Ma Icarus Group appunto non è soltanto questo. No, in effetti Icarus Group, come ambito iniziale che ha perseguito proprio nei primi anni di attività, ha seguito in modo particolare molto anche l'ambito multimediale. In effetti, diciamo, i soci iniziatori dell'azienda si occupavano proprio da una parte di arredo, dall'altra parte di multimediale all'interno di sale conferenze. Poi, con il crescere aziendale, con il maturare delle esperienze, delle attività, questa unione di due ambiti non si è limitata solo alle sale conferenze, ma, come si diceva prima, nell'ambito appunto aziendale, per quel che riguarda sale riunioni, chiese, sale comunitarie, ambienti pubblici come ospedali, i comuni stessi, e da lì si è sviluppata tutta un'esperienza che ha maturato poi ed è arrivata proprio a concretizzarsi maggiormente nel contract a 360 gradi. Ecco, una delle vostre specializzazioni ed una delle cose che ha colpito di più la nostra redazione è quella riguardante l'insonorizzazione degli ambienti. Esatto, l'acustica è stata una delle attività che nell'azienda è entrata fin da subito, quando ci si è resi conto che amplificare in un ambiente voleva dire prima di tutto correggerne l'acustica, cioè trovare il comfort adeguato per far sì che l'amplificazione avesse il suo vero effettivo valore.
In effetti l'acustica oggi sta prendendo un piede molto importante, perché se solo pensiamo che nell'ambito delle costruzioni edilizie ci sono delle normative proprio specifiche per far sì che ci sia la dovuta attenzione al rumore, alla dissipazione del rumore verso l'esterno, ma anche la separazione tra i vari ambiti abitativi, questo ci fa capire come l'acustica sia diventata importante. Potrebbe essere applicata anche in un condominio questo? Esatto, in effetti proprio la legge di cui parlavo si occupa proprio di stabilire quali sono i parametri entro cui l'acustica deve rimanere per non avere un influsso negativo sul comfort tra i vari ambiti di abitazione. Questa è stata una cosa che state sviluppando molto in maniera impegnativa. Sì, in effetti lo stiamo sviluppando molto, perché stiamo vedendo che l'acustica, anche a livello proprio di cultura in Italia, sta maturando molto. In effetti negli anni passati anche il semplice fatto di gestire il riverbero all'interno dei locali in cui si amplificava, quindi le sale conferenze, le chiese, non veniva preso in esame già in fase progettuale, e quindi sovente ci si trovava con situazioni spiacevoli. Basta pensare in quanti ristoranti andiamo oggi a mangiare, mangiamo molto bene, usciamo e diciamo c'è qualcosa che non era proprio... E quindi, siccome oggi, in modo particolare nelle progettazioni, in qualsiasi realizzazione, si dà molta importanza al comfort della persona, basta pensare a tutte le attenzioni che si danno, ad esempio, al clima acustico, al clima ambientale, quindi il controllo dell'aria, il controllo delle temperature. In fase di qualsiasi progetto, oggi di nuova realizzazione, si parla di trattamento dell'aria, di impianto elettrico, di comfort sotto il punto di vista dell'illuminazione, di ogni genere di attenzione. L'acustica fino a prima non rientrava in questo, oggi invece sta diventando un elemento da tenere in considerazione, e noi lo stiamo seguendo in maniera specifica, in modo particolare proprio su quello che sono i valori di acustica interna. Un altro aspetto, Vallò, che ci interessa particolarmente di Carus Group è quello legato a quel rapporto fra il multimediale e la domotica in un settore ben particolare. Sì, noi per quel che riguarda il multimediale abbiamo sempre realizzato impianti audiovisivi professionali nell'ambito proprio delle sale convegni, sale congressi, e già in quella situazione necessitava e necessita ancora tutt'oggi un controllo, quindi la possibilità di facilitare le operazioni proprio della gestione dei sistemi audio-video attraverso dei tablet, attraverso dei sistemi di controllo con delle interfacce che non necessita di dover andare a lavorare direttamente sulle macchine, ma con un'interfaccia utente. Questa cosa oggi si è sviluppata in modo particolare proprio anche nell'ambito abitativo, nel privato, perché la domotica, come si sa, sta facendo passi da gigante. L'unica parte che fino ad oggi, in effetti, però, gli attuali marchi di distribuzione elettrica non gestiscono all'interno dell'abitazione è l'aspetto audiovisivo. Noi ci stiamo dedicando in particolare a questo proprio perché siamo specialisti nel multimediale, e quindi andiamo a collegarci con quei sistemi domotici dove ci sia anche la possibilità di, ad esempio, facendo proprio un esempio pratico, indirizzare il segnale del decoder su più televisori all'interno dell'abitazione, oppure di far sì che quando si esce di casa, oltre a spegnere le luci e chiudere le tapparelle piuttosto che chiudere il portone di casa, si vada anche a spegnere, se si vuole, completamente l'impianto audiovisivo. E questa è una cosa che si sta facendo sempre di più, secondo lei? Questa è una cosa che si sta facendo di più, lo riscontriamo molto con, ad esempio, i professionisti, i progettisti degli impianti elettrici, che stanno scoprendo in noi, attraverso questo sistema, la possibilità di andare a completare tutto quello che è la domotica di casa, che fino a prima non poteva essere realizzata. Perché? Proprio perché l'aspetto dell'audio e del video, da parte dei produttori della domotica legata all'aspetto elettrico, non avevano integrato nei loro sistemi. Cosa che invece adesso è possibile in maniera più semplice, probabilmente. Oggi è possibile, oggi possiamo permettere al nostro cliente, al nostro diciamo così privato, di ad esempio arrivare a casa e, oltre che accendere le luci di casa a proprio piacimento, andare già anche attraverso un iPad, un tablet qualsiasi, ad accendere il televisore e sintonizzarlo ad esempio sul canale di Sky, piuttosto che selezionare la possibilità di giocare con la PlayStation
o altre funzioni che logicamente attraverso i normali telecomandi di casa comporterebbero di fare più manovre e quindi utilizzare molti telecomandi. Ecco, una cosa che oggi devo dire stanno apprezzando molto i clienti è proprio il fatto di poter accantonare 4-5 telecomandi per gestire le apparecchiature e avere un'unica interfaccia. Quindi la semplificazione. La semplificazione a tutti gli effetti. Icarus Group è un'esperienza che esiste soltanto a Cuneo oppure a livello nazionale o addirittura a livello internazionale? Ma devo dire che noi abbiamo finora lavorato a livello nazionale e in modo particolare, lo dico in totale sincerità per non fare il grandioso come si suol dire, limitatamente in modo particolare alle regioni del nord-ovest, quindi Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta. Che non è un limite, ma anzi vi ha permesso di radicarvi su questo territorio. Ci ha permesso di radicarci, ci ha permesso anche oltretutto di farci emergere come azienda leader nel settore, proprio perché siamo andati ad occuparci di ambienti un po' specifici che, diciamo così, altri hanno o tralasciato o hanno considerato che magari non avessero degli sbocchi specifici. Quello che diceva lei prima, in particolare a proposito dell'acustica, vorrei farne un cenno anche proprio perché è stato sovente il veicolo per riuscire ad arrivare poi ad avere quel plus nei confronti di altri concorrenti che non l'hanno considerato nei progetti complessivi. Parlo ad esempio del contract, dove sovente c'è la necessità di andare proprio a rivestire ogni ambito delle attività che poi vengono svolte con la dovuta attenzione, col servizio integrato. Se l'acustica non fa parte di questi elementi, a volte viene a mancare una parte proprio sostanziale. Noi oggi stiamo lavorando con clienti che ci chiedono di realizzare degli home cinema in casa, un cinema di un certo livello, logicamente, in case anche lì domotiche, dove poi si integra tutta la parte della gestione multimediale. Però proprio attraverso l'acustica sovente siamo riusciti a trovare l'attenzione di clienti che ci hanno proprio riconosciuto quell'attenzione in più che ha permesso di dare quel servizio che altri non hanno offerto. Perché Icarus? Perché questo nome? Ma Icarus è nato in modo particolare dal fatto che abbiamo preso spunto sostanzialmente da una trasmissione televisiva che parla delle avventure un po' particolari, no? Quelle che richiedono un certo sforzo, un certo impegno, una dedizione particolare e anche un po' di rischio, no? Anche un po' di coraggio. E anche un po' di coraggio, esatto. Noi ci siamo lanciati, eravamo entrambi i due attuali soci dipendenti di aziende e quindi ci siamo lanciati in un'avventura un po' particolare, abbandonando delle certezze e ponendoci gli obiettivi che poi, ringraziando, siamo riusciti ad ottenere. Molto bene, allora io ringrazio Flavio Vallò. Esatto. Ringrazio Icarus Group naturalmente per Grazie essere stato in nostra compagnia. A Caffè 900 adesso sta per entrare un legale, un avvocato penalista, e allora andiamo a scoprire la sua storia. Ancora una volta a Caffè 900 vogliamo parlare della figura della professione dell'avvocato, in particolare dell'avvocato penalista. Allora abbiamo invitato nostro ospite, un importante avvocato del Cuneese, di Cuneo in particolare, l'avvocato Mauro Mantelli, che ringrazio per essere in nostra Grazie compagnia. Grazie a voi, buona serata. Avvocato, ci può parlare innanzitutto del rapporto con la città di Cuneo, quindi una città di provincia per un avvocato? Ma diciamo che da quando io ho iniziato a fare la professione, ovvero sia all'incirca 25 anni fa, tra pratica e tutto, la situazione è cambiata completamente. Allora i predominanti erano gli studi singoli, che facevano un po' di tutto, cioè dal civile al penale, qualcuno anche l'amministrativo, anche se l'amministrativo è stata sempre un po' una branca diversa. Oggi invece siamo di fronte a una situazione in cui ci si tende ad accorpare, poi al di là delle formule giuridiche, lo studio associato, adesso sono permesse anche le società, addirittura con partecipazione
minoritaria di soggetti non professionisti. Però il dato di fatto è quello, cioè di fornire in uno studio una consulenza, un aiuto e comunque un intervento nella giurisdizione, nel giudizio, che sia in grado di affrontare i plurimi problemi che i cittadini ti portano in studio, perché poi la realtà è complessa. I cittadini affrontano una realtà complessa e difficilmente arrivano con un problema unico. Da lì escono di solito tante cose che l'avvocato, se non è in grado, come talvolta non è, di affrontare direttamente, può passare a un cliente all'interno dello studio. Perché questo è particolarmente vero per la provincia? Questo è particolarmente vero per la provincia perché, tra l'altro, c'è, diciamo così, una visione dell'avvocato che è ancora molto fiduciaria, c'è meno la visione dell'azienda, quindi il fatto che tu sia il referente unico, avendo dietro degli aiuti, comunque chi sa guidare anche per esempio un procedimento civile, una separazione o qualcosa che sia esterno al processo penale ma che sia connesso, è importante per il cittadino, cioè il cittadino si sente tutelato da una persona specifica che conosce, che sa chi è e ha più difficoltà a passare dall'uno all'altro. E quindi in provincia mantenere diciamo così un aspetto ancora individualistico è importante. Un po' come il buon medico di famiglia. Quindi. Esattamente, un po' come il discorso del medico di famiglia che è il punto di riferimento per qualsiasi cosa. Diversamente da quello che capita nelle grandi città, poi probabilmente arriveremo anche noi a questo tipo di situazione, ma direi che io mi ritengo fortunato, nel senso che lavorare in una situazione di questo tipo è umanamente più appagante, sicuramente. Lei parlava giustamente di questa nuova possibilità, relativamente nuova per gli avvocati, di mettersi insieme e di formare una società. Ne abbiamo già parlato anche con altri professionisti. È legittimo pensare ad un avvocato sempre più come un piccolo imprenditore o un medio imprenditore? Allora, pensare come all'avvocato come un imprenditore secondo me è sbagliato, perché noi siamo dei professionisti e non degli imprenditori, ovvero sia siamo degli imprenditori nel momento in cui mettiamo a disposizione delle nostre capacità giuridiche e intellettuali, ma abbiamo non come fine principale il profitto, che è un fine fondamentale, ma abbiamo come fine principale la tutela dei diritti del cittadino, soprattutto nel penale, dove lo scontro non è fra due privati, ma è lo scontro diretto fra il cittadino e lo Stato nella sua espressione più dura, che è quello dell'uso legittimo della forza. Quindi la nostra etica, la nostra cultura non può essere quella del semplice profitto, ripeto, ma si deve avere molto bene in testa la cultura della quella che io chiamo, che chiamano tutti, la cultura della giurisdizione, cioè del ruolo che l'avvocato difensore ricopre in questo meccanismo che è la giurisdizione penale. Ritiene che questo in Italia si stia un po' perdendo, si stia cercando di scimmiottare gli Stati Uniti? Sì, un po' sì, un po' sì. Anche se poi negli Stati Uniti, su quello che succede negli Stati Uniti si crea molto spesso una leggenda che deriva dai film, dai telefilm, perché in realtà negli Stati Uniti anche il penalista, è vero, guadagna molto di più, ma ha anche un sistema giuridico di fronte molto, molto differente dal nostro. Anche lì comunque la cultura del raggiungimento della verità processuale tramite una dialettica forte col pubblico ministero si è affermata, anzi questo diciamo che è quello che si è affermato da noi grazie al nuovo codice dell'89, che è una cultura che prevede che in sostanza l'avvocato sia alla pari, almeno teoricamente, col pubblico ministero e si scontri col pubblico ministero in modo tale che da questa dialettica derivi per il giudice la possibilità di giungere alla cosiddetta verità processuale, cioè la verità più vicina possibile a quella che effettivamente è una ricostruzione corretta dei fatti, ma che deriva, ripeto, da un teatro in cui si ricostruiscono le prove e si arriva ad avere un risultato il più giusto possibile. Lei
un professionista da tanti anni, è ormai affermato, ormai riconosciuto. Si sente di poter dare qualche indicazione a chi si appresta in questo percorso di studi o magari già in un apprendistato? Ma innanzitutto di non perdere la speranza, perché negli ultimi anni i numeri sono stati tali per cui effettivamente si proponevano fenomeni strani del tipo non più praticante che veniva a cercare un posto nel tuo studio, ma addirittura l'avvocato che cercava disperatamente di collocarsi. Mi pare che la situazione stia un po' migliorando. Questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio è come arrivare, compensarsi per riuscire a superare l'ostacolo della concorrenza. Non pensarsi come un soggetto che si mette sul mercato e abbassa il più possibile le tariffe, per quanto siano ancora considerabili valide, e gioca su quello. Ma l'avvocato che diventa non il meccanico del diritto, ma un umanista, cioè quindi una persona che ha una cultura ampia, che gli permette di affrontare le questioni sotto diversi punti di vista, avendo una preparazione sua tecnica forte, che è la cosa fondamentale, ma avendo anche la capacità, direi, di avere una mente elastica tale da affrontare situazioni diverse, avendo dei collaboratori anche diversi, ma in modo, ripeto, molto flessibile. A me non piace molto la flessibilità, così come viene intesa oggi, ma la flessibilità cerebrale è quella, direi che è la chiave del futuro. Ecco, ci sono degli aneddoti che caratterizzano la sua carriera, ce ne può raccontare un paio? Ma guardi, aneddoti, diciamo che in provincia si pensa che tutto sia un po', diciamo così, meno forte, meno pesante di quanto possa essere in città, cioè che il penalista in provincia sia un po' il difensore dei ladri di polli. A me invece è capitato di affrontare processi di omicidio, di tentato omicidio, in particolare me ne viene in mente uno che era nella cintura di Torino, in cui ho fatto la parte civile, ruolo che mi piace un po' di meno di quello mio tradizionale, il difensore degli imputati, in cui a seguito di una separazione il marito ha ucciso la moglie con 72 coltellate lasciando le due figlie. Quindi un delitto efferato. Sì, un delitto efferato che ha fatto sì che io avessi una difficoltà enorme nel preparare il processo. Avrei fatto anche il difensore, noi siamo intercambiabili in quel senso, giustamente. Però è stato un fascicolo molto difficile da studiare, un fascicolo complesso, anche perché poi in questi processi entra il rapporto con la stampa. Io ho avuto in un altro caso, sempre di un omicidio a Cuneo, il problema di riuscire a coniugare il fatto che l'informazione pubblica va garantita, ma va garantito al cliente rispetto a certe informazioni che non è mio obbligo fornire. E quindi non è detto che sia più semplice farlo qui di quanto possa essere semplice fare il difensore penale a Torino o a Milano. Le difficoltà sono le stesse, i problemi di rapporto sono sempre gli stessi. Poi certo che ci sono quelle cause che proseguono da anni, perché magari due famiglie continuano a contrastarsi, c'è l'aspetto dell'ingiuria, eccetera, che sono cause, diciamo così, più divertenti in un certo senso, che ti riportano un po' al mondo passato, ma questo è sempre meno vero. Direi che siamo la provincia in picco per via della globalizzazione e quant'altro, sta diventando una realtà complessa tanto quanto è la realtà metropolitana. Si sente di voler spendere qualche parola circa la sua collega e circa gli altri membri di questo studio? Sì, io lavoro con questa collega che è più giovane di me, ha 30 anni, è entrata con me, da me come praticante, ha passato l'esame da avvocato a Torino subito, che è una impresa
quasi eroica, nel senso che a Torino ci sono i livelli di bocciatura che superano ampiamente l'80%. E dopodiché, vedendolo questa sua passione per il penale, ha iniziato a collaborare con me e oggi effettivamente è un membro dello studio insostituibile, no? Pur essendovi la differenza di esperienza, per me è l'alter ego, anche perché poi da giovani ci si ricorda molto meglio dei particolari, dei momenti, delle caratteristiche del cliente, di quanto possa succedere a me, e in questo è un grosso aiuto. E poi si riporta, ripeto, questa flessibilità mentale che negli ultimi anni anche un po' nell'università ha iniziato a entrare come modo di lavoro e come modo di studiare, che è sicuramente utile. Per quanto riguarda gli altri colleghi, abbiamo dei colleghi civilisti molto bravi, in particolare quelli dello studio Pellegrino, che è lo stesso nostro fabbricato, collega Giorsetti, sono tutti colleghi che sono in grado di affrontare questioni di tipo civilistico, di qualsiasi natura, legate tanto alla vita della città quanto alla vita delle zone rurali, no? C'è una questione che cambierà molto, che è quella della geografia giudiziaria, ecco, su cui magari forse due parole può essere utile spendere. Sicuramente sì, anzi la ringrazierei di questo. Perché noi siamo la provincia dove capiterà, dove la rivoluzione sarà più forte. C'erano quattro tribunali che coprivano un territorio molto vasto, non ci chiamavano per nulla la provincia grande, un territorio che però ha una bassissima antropizzazione, cioè 540.000 abitanti circa, addirittura meno di quelli che vi erano nel secolo scorso quando la provincia fu istituita. Oggi, secondo la riforma, ci sarà solo più il Tribunale di Cuneo, elimineranno i tribunali di Alba, di Mondovì e di Saluzzo. Alba sarà unita ad Asti e Mondovì e Saluzzo a Cuneo. C'è un grosso dibattito, ma non ci sono state le reazioni che ci si aspettava, anche perché la gente si è resa conto che questo tipo di riorganizzazione potrà migliorare i servizi, anche perché non è più il processo civile o il processo penale di una volta in cui dovevi in bicicletta o con i mezzi pubblici raggiungere faticosamente il tribunale. Ci sono tutta una serie di strumenti anche telematici, come il processo telematico per esempio nel civile e anche nel penale per quanto possibile, tutelando il principio del contraddittorio, che faranno sì che questa riforma sia utile tanto per gli avvocati quanto per i clienti, che avranno tra l'altro la possibilità di scegliere in un parco forense più ampio di quello che prima era il parco forense chiuso del foro di Cuneo piuttosto che del foro di Saluzzo, piuttosto che del foro di Mondovì, no? Direi che su questo si è spesso lamentati, ma è una riforma che da anni si attendeva e che era inevitabile, che se giocata in modo intelligente potrà essere un servizio che migliorerà il livello della giustizia, già molto buono devo dire in questa provincia, in questi tribunali, come lo è nel Tribunale della Corte d'Appello di Torino. Noi godiamo sicuramente di una situazione di privilegio rispetto al resto d'Italia dal punto di vista dell'efficienza. Molto bene, allora io ringrazio per questa lunga chiacchierata l'avvocato Mauro Mantelli, avvocato penalista in Cuneo, per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi ci fermiamo soltanto 30 secondi per un po' di pubblicità, quando torniamo l'intervista alla SIECAB. Restate con noi, grazie. Trade Center è un moderno business center nel cuore di Genova, in corso Andrea Podestà, sopra via 20 settembre. Dispone di spazi per diverse esigenze pronti all'uso per un'ora, un giorno, un anno o per sempre. Rappresenta la soluzione ideale per le aziende e i professionisti alla ricerca di uno spazio di lavoro innovativo e flessibile. Completano l'offerta gli uffici virtuali, il noleggio delle sale riunioni e la possibilità di domiciliare la propria sede presso il centro. Trade Center a Genova, in corso Andrea Podestà 8 interno 1, per informazioni telefonare al numero 010 53 99 71. Trade Center Genova, il vostro ufficio è pronto.
A Bra la nostra redazione ha trovato un'azienda che si chiama Siecab e che si occupa di soluzioni integrate per l'automazione industriale e per gli impianti elettrici, più precisamente ferroviari, avionici e navali. Allora è qua con noi il dottor Andrea Ghezzi. Buongiorno dottor Vallero, grazie per l'ospitalità e per l'opportunità di presentare la Siecab. E grazie a lei. Può parlare un po' di queste soluzioni integrate che io accennavo poc'anzi? Sì, Siecab diciamo, è un'azienda abbastanza storica nel Braidese, fondata nel 1980 e storicamente ha operato in queste due divisioni principali, quindi l'automazione industriale facendo impianti e linee e soluzioni chiavi in mano per quella che è la produzione diciamo, industriale, che può andare sia dall'automotive a altri settori, compreso il food o comunque diciamo, industriale in senso lato. L'altra diciamo, componente storica è quella degli impianti elettrici finalizzati ai cablaggi di veicoli che vanno dal railway, quindi dal ferroviario all'avionico e il nautico. Ecco, approfondiamo un attimo il discorso dell'automazione industriale, dottor Ghezzi. Sì, nell'automazione industriale parliamo praticamente di tutte quelle che sono le soluzioni che aiutano la produttività e quindi l'efficienza produttiva delle aziende manifatturiere. Storicamente ci vedono più o prevalentemente esposti sul settore automotive piuttosto che food o di produzione di massa, che però ci possono portare a dare soluzioni comunque di montaggio anche per produzioni non necessariamente di massa, quindi soluzioni produttive ad hoc, customizzate, che possono riguardare la movimentazione dei materiali in generale, quindi attraverso trasportatori, diciamo sul pavimento, o soluzioni aeree fatte di portali o come si chiamano, diciamo i gantries, che servono proprio per la manipolazione di oggetti in un ciclo produttivo. Per quanto riguarda gli impianti elettrici invece cosa si può dire? Per quanto riguarda gli impianti elettrici, Siecab, sempre in una logica di produttività e di efficienza portata diciamo, ai nostri clienti di riferimento, fornisce delle soluzioni che sono industrializzate e precablate in casa e quindi rendono poi un assemblaggio sui veicoli estremamente sicuro, rapido, quindi efficiente e sicuro da un punto di vista qualitativo. Quindi il cablaggio fatto, compreso di connettori, testato al 100% secondo gli standard qualitativi più severi, che vanno dalle certificazioni di qualità industriali e automotive a quelle avioniche e ferroviarie, permettono di garantire alla fine un'affidabilità sostanzialmente al 100% per quello che riguarda poi il cliente finale, considerato che nel trasporto pubblico i margini di sicurezza devono essere elevati per le rischiosità che ci sono diciamo, associate sulla sicurezza del passeggero. Se la nostra redazione vi ha scelti anche per degli elementi di storicità naturalmente, possiamo parlare anche un po' di questi? Sì, di questo andiamo estremamente fieri, perché pur rimanendo fortemente radicati sul nostro territorio a cui siamo molto legati e sul quale peraltro sviluppiamo anche un interessante livello occupazionale, perché abbiamo raggiunto recentemente le 220 unità impiegate tra forza diretta e indiretta, però ci vede anche attenti a una penetrazione diciamo geografica in quei paesi dove possiamo trovare più competitività per quanto riguarda i mercati sia dell'est ma anche verso Stati Uniti e Messico, per cui siamo presenti non solo storicamente in Polonia dal 2006 dove siamo estremamente consolidati, ma siamo anche recentemente sbarcati in Brasile e Messico con due unità produttive che servono sia come ponte diciamo logistico e di servizio ai clienti già acquisiti e anche e soprattutto poi per sviluppare le opportunità di mercato locale. Dottor Ghezzi, qual è la differenza tra lavorare in Italia, nel paese Italia, e invece lavorare in paesi giustamente come il Brasile, il Messico o la Polonia? Ma la differenza, diciamo che noi riteniamo ancora molto importante il nostro territorio in Italia per quello che riguarda una base ancora difficilmente sostituibile per quanto riguarda il know-how, soprattutto tecnico e ingegneristico, mentre invece diventa una condizione obbligata per poter servire un mercato sempre più globale una vicinanza ai clienti diciamo lontani, che possiamo servire anche dall'Italia, ma per essere più competitivi dobbiamo poter assistere e seguire in loco laddove loro si trovano, per cui siccome i nostri clienti principali, parlando dei gruppi principali automotive piuttosto che nautici o ferroviari,
ci impongono comunque questo tipo di penetrazione. E poi, ahimè, è anche altrettanto vero che in certi paesi c'è ancora un differenziale di costi di manodopera che rendono, diciamo, obbligati alcune volte, non solo attrattivi, quei mercati per poterci operare. Uno dei vostri punti di forza, lo dicevamo prima, ribadiamolo un attimo, è la diversificazione dei settori, la diversificazione dei prodotti. Esatto, questa è un'attenzione che SIECAB ha sempre dimostrato. Cito in tempi recenti l'acquisizione del marchio Automation Service, che si integra nella nostra divisione automazione, ma con una specifica competenza per quanto riguarda il testing dei banchi, il banchi punto prova cambio nello specifico, piuttosto che linee di saldatura. E in tempi ancora più recenti, quello che è stato lo sviluppo del nostro R&D, che ci ha portato a realizzare un centro di lavoro di tornitura ad asse verticale, con una peculiarità quasi unica, per il fatto che questo centro di lavoro racchiude tre aree di lavoro in un'area molto compatta ed ergonomica, e soprattutto gestisce questo mandrino su un asse, diciamo, circolare, quindi orbitale, a differenza di quella che è l'offerta prevalente di oggi. È una novità questa. Sì, sì, è una novità che è stata presentata alla BIMU del 2010, poi ha visto una fase di ulteriore consolidamento per diciamo tranquillizzarci sull'aspetto tecnico e sulle capability della macchina, che oggi ci vede già sul mercato, quindi in fornitura. L'altro aspetto, che è la quarta nostra divisione, che in un'ottica non solo di fornitura ma di garanzia e di assistenza del ciclo complessivo di vita di ciò che noi produciamo e forniamo, e soprattutto di quello che è l'esigenza dei nostri clienti, è una divisione di service refit, che quindi ha fatto della SIECAB un player estremamente affidabile e consolidato nell'erogazione di manutenzione preventiva e correttiva, prevalentemente su quelli che sono i mezzi di trasporto pubblico, quindi di nuovo ferroviario, tranviario e pullman. Quante persone impiega oggi la vostra azienda? Come dicevo prima, la nostra azienda, che adesso si rivede di nuovo in una fase di crescita, quindi grazie a Dio i tempi che tutte le aziende del territorio e non solo si sono lasciate un po' alle spalle o non ancora lasciate alle spalle, SIECAB sta vedendo un'inversione di tendenza legata anche alla diffusione sempre più massiccia di nuove flotte di treni in Italia e all'estero, e quindi ci vede oggi ad occupare circa 220 addetti sul territorio italiano, circa una sessantina in Polonia e all'incirca una trentina complessiva tra Brasile e Messico. Voi rappresentate, così è secondo la nostra redazione, uno dei fiori all'occhiello del territorio cuneese per quanto riguarda il tessuto della piccola e media impresa. Che rapporto avete con questo territorio? Beh, questo territorio è un territorio di cui ci si può solo innamorare, non solo per la floridità del tessuto, diciamo, produttivo, ma anche per ciò che ci circonda, quindi alla fine è sempre un piacere anche ospitare i nostri clienti in un contesto che ci vede immersi nelle zone tra le più famose, per esempio nella produzione di vini piuttosto che di cibi, per cui siccome le nostre zone sono sempre attive tutto l'anno sul turismo, anche lavorare in un contesto di questo tipo, se vogliamo, trova un ottimo equilibrio tra professionalità, industria, ma anche qualità di vita e cibi e vino, che peraltro sono la passione, diciamo, di molti di noi e anche di chi ci viene a trovare. L'ha detto lei poco fa, dottor Ghezzi, in questo momento siete in crescita. Non è uno scherzo, è vero. Come si fa nel 2013 a crescere? Esatto, come dice lei, diciamo, non è uno scherzo, è vero, e ci vuole sempre anche un po' di prudenza, perché le nostre scelte di crescita sono comunque sempre ponderate a non correre il rischio di essere poi magari sbilanciati, quindi soprattutto quando si parla di forza lavoro stabile, la prudenza è d'obbligo, però in questo momento i volumi che ci vengono richiesti, se dovessi dirle quale può essere il segreto, beh, sicuramente c'è una serie di fattori di mercato che sono al di fuori del nostro controllo, quindi quella che può essere una fluttuazione, una stagionalità, una ciclicità di crisi. È altrettanto vero che nella nostra strategia la scelta di diversificarci e quindi avere anche settori in controtendenza è uno dei fattori principali. Il secondo è l'internazionalità, quindi l'acquisizione di commesse in mercati esteri su tutti i settori, quindi dall'automazione all'impianto elettrico del ferroviario, per esempio, fa sì che comunque
la produzione o l'attività in Italia abbia comunque una ricaduta, diciamo, positiva anche per quei mercati. Dottor Ghezzi, possiamo fare qualche esempio più concreto riguardo alla vostra penetrazione nei mercati internazionali? Senz'altro. Come dicevamo, la nostra presenza è radicata in Bra, dove spesso e volentieri rimane radicato il know-how tecnico, mentre poi le commesse o le forniture di impianti possono riguardare per l'automazione industriale mercati come la Cina, dove siamo adesso presenti con una commessa da 2 milioni di euro, in cui noi forniamo insieme a un partner che si chiama FlexLink, una soluzione di trasporto lineare per quanto riguarda un impianto di produzione di motori e cambi che ha uno sviluppo lineare di circa 1600 metri. E in tempi anche recenti è stata conclusa una commessa per un banco prova cambio, sempre per la stessa joint venture cinese Aveco. Mentre, per fare un esempio sugli impianti elettrici e sul ferroviario, oggi i prodotti SIECAP sono presenti su tre programmi di respiro internazionale, come il pendolino polacco, il programma PKP che abbiamo vinto recentemente con Alstom, e con la stessa Alstom il programma dell'alta velocità svizzero, quindi siamo presenti sul programma SBB, ed infine per Trenitalia, quindi per rimanere in casa, il programma regionale EMU che ci vede già in fornitura sul primo set di veicoli e che porterà, ci auspichiamo, altri sviluppi in termini di volumi. Un'ultima battuta, dottor Ghezzi, perché poi il tempo purtroppo è chiuso. La SIECAB si occupa di soluzioni integrate e questo l'abbiamo detto, abbiamo declinato tutta una serie di aspetti anche molto tecnici. Che cosa vuol dire per voi soluzioni? Le faccio un esempio: di fronte a un'esigenza che può essere di un prodotto o di un servizio, la SIECAB in quasi tutti i settori in cui opera presidia tutta la catena del valore, cioè da quella, diciamo, della soluzione creativa, quindi dell'idea, quindi dall'avamprogetto, alla capacità interna di engineering in tutte le aree che vanno dalla meccanica all'elettronica, all'elettrica e softwareistica, alla realizzazione poi del manufatto, che sia un cablaggio o un impianto produttivo, e poi con la divisione service e refit, con la possibilità di mantenerne l'efficienza in esercizio per tutta la durata in cui questo viene impiegato. Quindi per me questo è un esempio di estrema verticalizzazione, e quindi la soluzione integrata sta in questa copertura dal concept alla gestione in esercizio. Molto bene, allora grazie al dottor Andrea Ghezzi di SIECAB per essere stato in nostra compagnia, lo ringrazio per le informazioni che ci ha dato riguardo della sua azienda. Grazie a voi, vi ringrazio per l'opportunità. Nel frattempo noi qui a Caffè 900 stiamo per andare avanti con un altro tema decisamente molto affascinante, perché riguarda la geologia. Andiamo un po' a vedere. Caffè 900, finalmente parliamo del grande tema della geologia e abbiamo deciso di farlo con un'azienda che si chiama Alpicave. Sono con noi Marco Carletti e Martina Carletti, che ringrazio per essere in nostra compagnia. Marco, ci sono dei motivi per i quali questa azienda dall'Umbria è arrivata fino in Piemonte, fino alla provincia di Cuneo. Siamo arrivati nel senso che la storia parte un po' da lontano, parte da quando, verso la metà degli anni 60, i nostri nonni, per ragioni di lavoro, presero e vennero in Piemonte, a Torino in particolare. Lì il nostro padre si formò, si è laureato in geologia nel 79 e nei primi anni 80 è tornato in Umbria per esercitare la sua professione di geologo e parallelamente sempre alcune attività imprenditoriali, dapprima una miniera di fluorite nel Lazio e successivamente una società edile specializzato appunto nel restauro di beni architettonici e culturali particolari sottoposti a dei vincoli da parte del Ministero. Poi, non più di 10 anni fa, comincia questa avventura della pietra del Marchesato, così abbiamo
chiamato questa pietra. Ecco, questo è uno dei vostri prodotti estrattivi. Che peculiarità ha questa pietra del Marchesato? La peculiarità è quella di appartenere a una formazione geologica che è quella della Dora Maira di Gneiss Lamellari, una formazione molto estesa che si estende per oltre 40 km nelle Alpi e arriva fino a dove noi coltiviamo questa cava nel comune di Brossasco, in Valle Varaita. Prendiamo questo materiale, lo portiamo nel comune di Bagi, dove abbiamo un sito di lavorazione e commercializzazione e appunto da lì viene lavorato, viene portato in tutto il mondo e dove ce ne richiedono. Una peculiarità particolare appunto è la sua resistenza, la sua versatilità e capacità di adattarsi a varie situazioni. Immaginiamo le losse da tetto e a differenza di altri materiali similari ha la bassissima presenza di minerali ferrosi che poi danno quell'effetto rugginoso che spesso stona all'interno di una bella composizione di pietre. Queste, Carletti, sono lavorazioni molto particolari. La manodopera come la trovate? La manodopera diciamo che siamo noi principalmente perché la nostra è una azienda a conduzione familiare, nel senso che papà fa il direttore di cava, si occupa dei rapporti con il personale e anche maggior parte della commercializzazione. Poi ci sono io che, avendo una licenza da fuochino, mi occupo dell'utilizzo degli esplosivi all'interno della cava, dell'approvvigionamento e anche della selezione del materiale, quindi dei vari blocchi, dei vari strati, dei vari livelli. Poi c'è Martina, mia sorella, che si occupa anche lei della commercializzazione nel sud Italia, dove ci stiamo piano piano espandendo. Ecco, a proposito di commercializzazione, quali sono i soggetti a cui fate riferimento? I soggetti a cui facciamo riferimento sono principalmente gli studi di architettura che progettano urbanistica, che fanno piazze. Abbiamo realizzato più di una piazza in Umbria, dei casali in Toscana, abbiamo fatto molti lavori in Liguria con questo materiale dove riscuote molto successo. Siamo riusciti ad avere due depositi, uno a Savona, l'altro a Imperia, dove parte il materiale diciamo e viene veicolato anche in Costa Azzurra, viene veicolato nel sud della Francia. Abbiamo degli importanti contatti con una grande società di progettazione milanese per l'Est Europa, quindi possibilità di aprire dei depositi in Russia, in Bielorussia. Questo. Ecco, i paesi europei, i paesi extraeuropei vi fanno concorrenza in qualche modo? Ma diciamo che concorrenza ne fanno, ma non dal punto di vista della qualità della pietra, perché essendo lì la pietra, diciamo che quella è la formazione e non si trova in altre parti del mondo. Sicuramente la concorrenza viene per quanto riguarda i prezzi, cioè ci sono dei paesi, immaginiamo il Brasile, l'India, dove la manodopera costa veramente poco, diciamo, dove spesso vengono impiegati anche bambini all'interno delle cave. E su questo noi non riusciamo a far fronte. Questo diciamo è una grande pecca anche degli enti pubblici che non tutelano in nessun modo le aziende italiane. Cioè purtroppo vengono, dico, vessate, posso dirlo, con mille normative, giusto, ci mancherebbe. E poi magari lo stesso ente pubblico acquista pietra da uno stato estero. Quindi si potrebbe fare di più, Carletti, secondo lei? Beh, senz'altro sì. Si potrebbe fare di più per tutelare le aziende che producono con appunto nel territorio italiano, seguendo certi disciplinari, certe normative. Molto bene. Questo penso di sì. Martina Carletti, la crisi nell'edilizia c'è. Come avete fatto a superarla? Dobbiamo dire che ancora non è stata superata. Abbiamo cercato di aggirarla, trovando delle soluzioni alternative. Abbiamo ridotto al minimo il scorte di materiale finito in magazzino. La lavoriamo principalmente su commessa. E tentiamo di realizzare sempre materiale più personalizzabile possibile, in modo che il cliente riesca ad ottenere quello che vuole e così c'è meno spreco per noi appunto di materiale e possiamo realizzare e diamo appunto al nostro cliente un prodotto originale, esclusivo, che si adatta a quasi tutte le tipologie di ambiente. La pietra del Marchesato appunto la troviamo in abbazie, monumenti, in posti abbastanza classici, abbastanza rigorosi, però è una pietra molto versatile grazie alle sue caratteristiche cromatiche, alle sue sfumature, che può essere adattata anche a luoghi più comuni
anche in posti più frequentati, più vanno sempre verso uno stile più moderno, diciamo, architetture più originali, come possono essere ville, case private. Quindi abbiamo cercato di renderla il più variegata possibile, in modo appunto da prendere una fetta di mercato più ampia. Programmi per il futuro, Martina? Il nostro programma per il futuro è utilizzare con parsimonia la risorsa che è in cava, cercando di sfruttare il taglio naturale della pietra, utilizzando così meno esplosivo, e cerchiamo appunto di trovare nuovi materiali da poter abbinare alla nostra pietra, quali possono essere legno, ferro, acciaio, ceramica, vetro, da poter creare così nuove interazioni, nuovi oggetti e appunto coprire più cose possibile, dall'arredamento che può essere un tavolo, un oggetto, al rivestimento, alla struttura vera e propria magari di un edificio. Ha già accennato a questo, approfondiamo un pochino il discorso della ricerca di altri materiali. Qui le faccio una confidenza, perché mio padre non ama molto parlare delle ricerche future nel campo dei nuovi materiali, appunto, però da alcune ricerche che ho visto credo che stia cercando una pietra verde, una pietra bianca, sempre della famiglia dei silicati, ma non vado oltre appunto perché... È un'anteprima, diciamo, saremo a vedere. Ecco. Torno un attimo invece a Marco Carletti. Il mercato locale di Alpicave esiste? Ma esiste assolutamente, ed è un mercato anche abbastanza importante. Insomma, noi nel comune di Barge, in tutte le valli che circondano il Monviso, questo materiale è conosciuto da generazioni, cioè nel senso che da generazioni viene impiegato per coperture di tetti, viene impiegato per lastricati e in tanti altri scopi. Quindi diciamo che le persone sono molto affezionate a questo materiale e lo apprezzano, e per noi è un'importante risorsa, insomma, perché avere, diciamo, dei clienti locali che pubblicizzano, perché poi in fondo anche passa parola, e sapere che c'è una pietra locale che può essere sfruttata, per noi è importante e fa gioco, insomma. Martina, vostro padre ha voluto fortemente che oggi a Caffè 900 ci foste voi due, quindi l'ultima generazione di questa tradizione così lunga legata alla geologia, legata alle pietre. Perché secondo voi ha voluto questo? Ma secondo me è anche uno stimolo appunto per i giovani che magari ci stanno seguendo, per magari spingerli a guardare avanti e non perdersi d'animo, diciamo. E perché poi penso che lui crede molto in noi, che siamo, diciamo, la risorsa del futuro. Vi ha trasferito molto vostro padre come amore verso questo lavoro? Noi siamo cresciuti nel suo lavoro, da piccoli ci portava qui, noi venivamo a sciare, e poi ci parlava appunto di come sono nate queste montagne, quindi ci sentiamo parte appunto del suo lavoro e ambiente. Molto bene. Attenzione anche al territorio, insomma. Sì, quello è importante. Sì, sì, al territorio, la gente è... La gente del Cunese, del Piemonte in generale, insomma, siamo molto, molto legati, benché umbri, ma molto legati a questo territorio. Grazie allora a Marco Carletti e a Martina Carletti, loro erano Alpicave. Noi adesso a Caffè 900 andiamo avanti naturalmente con un altro fiore all'occhiello dell'imprenditoria del Cunese, con l'intervista a Orvega. Vi ho anticipato uno dei fiori all'occhiello dell'imprenditoria del Cunese, in particolare naturalmente nel settore del contract, è la Orveca. È venuto a trovarci, a prendere un caffè con noi, Mauro Nano, che ringrazio molto per la sua partecipazione. Ci può parlare di questa sua azienda? La nostra azienda nasce nel 1980 da nostro papà, Nano Giovanni, quale arrivava già dal settore lavorando già per altre aziende,
e noi naturalmente da buoni figli l'abbiamo poi seguito nelle sue orme. Lui si occupava già di arredo contract o più generalmente? No, più generalmente solo esclusivamente di forniture di arredamenti. Poi naturalmente il mercato ha portato questa esigenza di avere un servizio completo che, diciamo, terra a terra viene detto chiave in mano, dove si fornisce il servizio completo al cliente, dalle opere murarie, impianti elettrici, cartongessi, tinteggiature, arredi e tutto. Attualmente lavoriamo per delle catene di negozi, perché purtroppo il mercato in questo momento è abbastanza fermo, quindi il classico commerciante ha delle difficoltà a rinnovare le proprie attività. Quindi il settore retail sostanzialmente? Sì, soprattutto il settore retail, soprattutto nell'abbigliamento, anche se noi lavoriamo in qualunque settore, perché da sempre abbiamo lavorato dai supermercati alla gioielleria, alla ristorazione, senza tralasciare mai nessuno dei settori, perché purtroppo chi nel nostro settore si è specializzato in un settore, come questo settore aveva una flessione, aveva poi dei problemi. Quindi voi avete preferito mantenere un'ampiezza nel segmento? Un'ampiezza totale, senza tralasciare nessun settore. Questo ci ha aiutati tantissimo nei momenti di crisi, naturalmente, perché come tutti ben sappiamo ci sono ciclici, e oggi purtroppo è un problema grandissimo. Riscontriamo tanti problemi dovuti a quello che è la concorrenza estera a basso costo, dove tutti parlano della Cina, ma non è un grosso problema la Cina quanto è un grosso problema la Lituania, per dire, perché in Europa non ci sono dogane, hanno più o meno i costi della Cina, e stiamo riscontrando dei grossi problemi in questo senso. Combattiamo, come si suol dire dalla nostra parte, ce ne imbocchiamo le maniche, cerchiamo delle soluzioni, noi stessi di conseguenza cerchiamo di aggredire i mercati esteri, perché purtroppo bisogna andare anche all'estero, questo non è semplice, soprattutto nel dare servizio di contract, perché bisogna spostare aziende complete, però si fa, ci si organizza, ormai anni che lo facciamo, quindi... Che differenza c'è fra l'approcciarsi al settore contract rispetto al settore dell'arredo domestico, per esempio? Ma l'arredo domestico è una cosa molto particolare, non è semplice neanche quel settore lì, perché comunque è una cosa che, come tutte le cose, riteniamoci un po' dei sarti, va cucito intorno al cliente, devi essere anche un po' psicologo a cercare di capire cosa piace. A livello di colori, di tessuti, c'è uno studio approfondito. Sembra semplice fare arredo sia nel privato che nel contratto o altro, ma è abbastanza complicato. Certo, ci si improvvisa anche, c'è di tutto sul mercato, questo è bene anche. E questo vi mette in difficoltà? Ma ci mette in difficoltà perché in questo momento soprattutto si sta cercando molto il prezzo, e tutte le aziende, anche le grosse aziende che fanno retail e tutto, in questo momento stanno badando molto alle spese, e questo sta comportando dei problemi. Nel nostro piccolo li stiamo affrontando, cercando delle soluzioni per cercare di dare sempre dell'ottima qualità a un prezzo inferiore, anche facendo accordi con gli stessi fornitori che abbiamo. Il problema grosso, come dicevo prima, è dovuto proprio a questi paesi che abbiamo in casa, perché abbiamo fatto questa Europa ma non l'abbiamo pensata bene. E, però insomma, se si vuole la qualità italiana, c'è ancora qualche cliente disposto a pagare. Infatti nel vostro logo, se non vado errato, c'è proprio il tricolore. Sì, noi puntiamo molto su questo, perché pochi lo sanno, ma il Made in Italy è il terzo brand al mondo, perché dopo Coca-Cola e Diesel abbiamo il nostro Made in Italy, meno male, anche se purtroppo devo dire, da italiano, molti italiani non stanno più seguendo questa linea, nel senso che si va a produrre all'estero per poi dire è stato fatto in Italia. La gente oggi non si prende più in giro, sono molto acculturati, internet aiuta. Quindi quando comprano un vestito, per dire, vedono l'etichetta dove è stato prodotto,
e questo sta creando anche dei problemi su tutto ciò che è il Made in Italy, secondo me. Quindi noi puntiamo molto su questo, puntiamo molto nei confronti dei clienti a sottolineare che viene prodotto tutto in Italia, quello che noi diamo. I nostri fornitori stessi pretendiamo che producano in Italia e si forniscano in Italia. Non so se sarà una cosa che ci darà dei buoni frutti, ma speriamo. Qual è la tendenza del mercato in questo momento? La tendenza del mercato purtroppo è quella di si sta guardando molto a contenere le spese, e questo comporta gli stessi nostri clienti a dare uno sguardo anche a ciò che sono i paesi limitrofi, che hanno dei costi molto bassi a livello di produzione. Quando vogliono creare un nuovo concept di una certa qualità, comunque rimangono in Italia, con noi o con altre aziende che lavorano per loro, italiane, rimangono comunque in Italia. E... voi offrite anche un servizio di interior design? Noi all'interno progettiamo anche, quindi sia il cliente può darci un suo studio. Quindi avere le idee chiare. Le idee chiare. Capita? Sì, certo, bene. Capita con i loro architetti, soprattutto queste aziende di retail. Sono loro che creano il concept con studi di architettura. L'identità, chiaramente. Certo. Sia italiani che esteri ci forniscono dei books, i quali noi poi li costruiamo, ciò che sono gli arredi, ottimizziamo poi insieme quello che sono le costruzioni o altro. In altri casi invece da zero? In altri casi invece da zero siamo noi che progettiamo internamente, e il nostro progetto purtroppo è gratuito, perché il mercato funziona così, diamo tutto quello che dà uno studio di architettura, però gratis, se il cliente viene con noi abbiamo ritorno, altrimenti vanno i costi aziendali. E questo aspetto secondo lei è modificabile? Sì, insomma, il mercato lo richiedesse. Ma sa, prevedere un futuro è difficile. Noi è un servizio che si è sempre dato e secondo me bisogna continuare a dare, perché giustamente c'è cliente e cliente, ognuno ha le sue necessità, e noi non disdegniamo il cliente che vuole fare un piccolo mobile da quello che vuole farmi un negozio da 500.000 euro. Per noi il cliente è sempre sacro, perché tanti clienti piccoli mi fanno un cliente grosso, quindi l'importante è, noi crediamo nel nostro lavoro, ci è stato insegnato questo dal nostro padre, i collaboratori sono cresciuti nello stesso modo, perché comunque è rimasta una piccola azienda familiare dove tutti ci diamo del tu, non è perché io o mio fratello siamo i titolari che siamo Dio. Con i nostri collaboratori ci confrontiamo in continuazione anche sulle scelte e tutto, riteniamo che sia una strada giusta e la portiamo avanti. Ed è un valore questo oggi probabilmente? È un valore, speriamo che venga riconosciuto un giorno e che si creda di nuovo in questa realtà, perché sono quelle che alla fine hanno sempre tenuto sul paese. Le stanno facendo morire tutte, ci stanno mettendo in difficoltà. Anche noi riscontriamo delle grandi difficoltà, però insomma combattiamo. Eppure ci siete, questo è importante. Ci siamo, continuiamo a esserci e speriamo di esserci anche in futuro. Ed è questo che l'ha insegnato suo padre comunque a combattere sempre? Sì, assolutamente, sempre? Assolutamente. Ci ha sempre detto di tenere alto ciò che è il valore italiano, perché ha sempre creduto in questo paese. Noi cominciamo ad avere qualche piccolo dubbio nei confronti non tanto degli italiani, ma quanto dei nostri governanti. Comunque speriamo che, insomma, sembrerebbe che ci sia qualche cambiamento, speriamo. Il vostro rapporto con il territorio qual è? Voi siete un'azienda che va anche all'estero, ma che ha le radici ben piantate, sì, qua. Sì, assolutamente. Siamo contentissimi quando riusciamo a rimanere sul territorio. Purtroppo nel passare degli anni, una volta era un'azienda molto radicata sul territorio, si lavorava proprio solo nell'Albese, poi è diventato il Cuneese, poi è diventato lavorare in Piemonte, poi le necessità sono state lavorare sul territorio nazionale e poi di conseguenza mercati esteri, anche se non nascondo che rimane difficile per l'azienda della nostra entità, perché comunque andare all'estero significa investire anche già solo tempo e denaro, devi andare a trovare il cliente. Il progetto è gratuito e quindi tutto questo è un costo che
pesa su aziende di piccola entità, grossi aiuti da parte di Camere di Commercio o altro, malgrado sempre ci siano, non sono poi così organizzate, anche se dicono noi le aziende non vogliono andare all'estero, le aziende andrebbero all'estero, ma non c'è dei supporti seri per andare all'estero, quindi alla fine devi fare tutto da solo. Qual è la gratificazione più grande, nonostante tutto questo quadro che abbiamo dipinto? Guardi, la più grande non è alla fine un discorso economico, ma quando vedi il cliente soddisfatto, che è contento, che ti ringrazia per il lavoro che gli hai fatto, malgrado ti paghi, ti dice anche grazie. Questa è la cosa più gratificante che c'è. È la cosa più bella. Più bella, sì, sì. È una analisi lucida quella che lei ha fatto, spassionata, oserei dire. Sì, sì, noi le dico purtroppo siamo felici che ci sia stato insegnato questo dai nostri genitori, i valori innanzitutto, e quando c'è i valori significa rispetto delle persone, rispetto alle persone significa rispetto del cliente. E il cliente alla fine, se capisce che c'è serietà e tutto, non siamo perfetti neanche noi, quindi a volte gli errori ci sono o cose del genere, ma la serietà da parte nostra è che non importa quanto costi, risolvere il problema si risolve. E questo viene apprezzato, infatti abbiamo dei clienti che sono storici, che ritornano. Purtroppo anche loro in questo momento hanno frenato, però insomma, come si muovono, come pensano di fare qualcosa di nuovo, pensano, ci interpellano, e noi come partner, e questa è la cosa più bella. E anche noi di Caffè 900 abbiamo pensato ad Orveca per parlare del settore contract. Allora io ringrazio Mauro Nano per essere stato in nostra compagnia. Caffè 900 adesso sta per ospitare un'azienda che si occupa di tecnologia, e allora andiamo a scoprirla insieme. Cuneo si trova un'azienda che si chiama TechnoWorld e che si occupa di hardware e software per sistemi integrati. È venuto a parlarcene il nostro gradito ospite, che ringrazio, Alberto Mandrile. Buongiorno. Che è il patron di questa azienda. Diciamo che la rappresento. Giustamente. Ci può spiegare un po' che cosa fa TechnoWorld? No, TechnoWorld fa sistemi integrati, quindi fondamentalmente integra hardware commerciale con dei software e crea delle vere e proprie infrastrutture a valore, quindi da impianti di videosorveglianza che... Ecco, le applicazioni quali sono poi nel concreto? Nel concreto diciamo che noi raggruppiamo tutte quelle tipologie impiantistiche che una volta erano molto slegate tra di loro, quindi dalla telefonia al sistema informatico degli uffici, quindi il computer, la stampante, a un sistema di videosorveglianza, a tutto quello che può essere un sistema di sicurezza. Fino a 5, 6, 10 anni fa i sistemi lavoravano in autonomia. Oggi invece, integrandoli fra di loro con un valore aggiunto del software, riusciamo a creare un vero e proprio strumento, rendendo al cliente la vita molto più facile, con un'efficacia e un'efficienza del sistema molto elevata. Questo quindi è un mestiere che in provincia di Cuneo e non è ancora poco riconosciuto, perché sono tanti gli specialisti di antifurto, telefonia, montano computer, sistemi gestionali. Il sistema integrato, così definito con un inglesismo, diciamo, che preferisco non usare a Cuneo, perché comunque è fatto di gente provinciale che ha bisogno di sostanza, rappresenta quell'unico interlocutore verso il cliente che si presenta come consulente, poi risolve le problematiche e cerca comunque di creare valore aggiunto al cliente. Una volta acquisita la fiducia bisogna mantenerla, quindi aggreghiamo tutta una serie di impianti insieme
Noi, ripeto, arriviamo da un concetto di videosorveglianza, perché è tantissimi anni che facciamo videosorveglianza su IP, ma oggi, pur essendo impiantisti, siamo molto predisposti all'informatizzazione. Ecco, lei Mandrille utilizza spesso la metafora dell'occhio. Sì, per noi l'occhio è stata la fortuna o la visione, visto che parliamo di occhio, della nostra azienda, che 5 o 6 anni fa scommette sui sistemi di videosorveglianza su IP, pensando già di poter fare un qualcosa in più. Quindi un occhio elettronico che in realtà sostituisce degli strumenti, monitorizza la neve, monitorizza un paziente malato, crea una videosorveglianza con un'analisi video e poi di conseguenza manda delle informazioni sulla rete. Tramite il software che abbiamo sviluppato negli anni, quindi facendo anni di ricerca, abbiamo creato questi sistemi a valore aggiunto, perché l'occhio elettronico non serve solo a fare videosorveglianza, quella classica che vediamo alla TV, il ladro, il furto, piuttosto che, ma addirittura diventa uno strumento molto utile su diverse sfaccettature, quindi dal turismo alla webcam panoramica, a quella che può essere la telecamera di sorveglianza perimetrale di un capannone, piuttosto che uno strumento che garantisce la sicurezza di un operatore su un macchinario che magari ha taluni problemi di automazione, quindi non completamente controllabile, con dei carter. L'azienda, monitorizzando questa macchina con l'operatore, tutela l'operatore. Quindi non è soltanto una questione di sicurezza intesa nel senso classico del termine, ecco, ma ci sono molte più applicazioni. Certo, ci sono applicazioni che vanno comunque strutturate e che legano molto il prodotto hardware, che noi definiamo il prodotto scatola, a quello che è il know-how vero che l'azienda crea e l'azienda interpreta in base alle esigenze del cliente. Quindi è fondamentale che noi dobbiamo essere in grado, penso che lo siamo, di interfacciarci col cliente e capire veramente le sue esigenze. Quindi noi non vendiamo nulla, ma creiamo servizi a valore. Questo penso di interpretare quello che lei ha detto poco fa circa la concretezza della gente di Cuneo, mi dica se sbaglio, gente concreta che non bada alla forma, quindi al termine inglese importante, ma veramente no. Bada al sodo. Va al sodo e ha bisogno di tecnologia, che però deve essere espressa in un modo decisamente poco invasivo, non deve essere invasiva. Quanto è invasivo tutto questo? Questo non è invasivo, anche perché diventa uno strumento utilizzabile, che oggi la tecnologia, se utilizzata come strumento, viene in aiuto. È un'alleata, quindi. È un'alleata. Se la tecnologia viene massificata tramite 60 interlocutori, diventa un disturbo. Quindi faccio degli esempi pratici. Preferisco accendere la candela o la lampadina con interruttore classico piuttosto di avere un sistema domotico che ogni giorno mi dà delle problematiche. Allora semplifico. Difatti, se mi permettete, farei un accenno a un progetto legato all'informazione turistica del territorio che noi portiamo avanti da 5 anni. Ecco, saputo di questo progetto, se gentilmente ce lo può un attimo approfondire. Allora, il progetto, diciamo che nasce con un brand anche qua inglese, voluto, che però rappresenta un collettore di informazioni, quindi si chiama InfoGate, la porta all'informazione. Noi abbiamo sempre avuto una predisposizione di impresa di fare rete, quindi cogliere il buono, quello che ci dà il territorio e le imprese locali, integrarlo, quindi la parola integrazione per me è fondamentale, dando un valore aggiunto vero, quindi il partner del giornale online, il partner del meteo, noi montiamo le webcam, il comune che ci offre le informazioni derivate dal sito internet, tutte le notizie locali. Ecco, InfoGate raggruppa questo gruppo. Ma noi, proprio perché vogliamo fare in modo che la gente di Cuneo, e non solo, perché questo progetto si sta trasformando, stiamo facendo del business to business con aziende del nostro settore in tutta Italia, si sta trasformando perché la gente vada ai totem multimediali senza sapere che c'è un computer, percepisce informazioni, chi per una cosa, chi per l'altra, i partner tecnologici entrano, collaborano sul marketing, perché è un progetto a volano, è un progetto che abbiamo pensato si deve autoalimentare, se non si autoalimenta si rischia che a un certo punto, finiti i soldi, finisca il progetto. Quindi il coinvolgimento di attori diversi,
con tipologie diverse di applicazioni permette il progetto di autoalimentarsi. Quindi, come avrete capito, è supportato da delle componenti marketing, ma gli attori sono fondamentalmente tre: le pubbliche amministrazioni, il territorio e gli attori privati che, coinvolti in questo oggetto, creano questo volano di informazioni. Il Totem è un esempio di tecnologia alla portata di tutti, quindi il messaggio è 5,99 anni. Quindi noi un anno e mezzo fa, quando dicevamo ma il Totem è un sistema vecchio, oggi pensiamo che fra 5 anni sarà un sistema molto moderno, perché molto puntuale sull'informazione che voglio dare in quel momento lì. In quel posto. In quel posto, perché la massificazione della comunicazione internet ci porta a dover cercare. Dover cercare vuol anche dire che magari non trovi. Lì lo trovi di sicuro, quello che io voglio comunicarti. Quindi l'album delle foto multimediale in prima battuta dell'albergo, poi Infogate, portale nazionale dell'informazione, ecco, che passa da Cuneo a Loano, da Loano a Sant'Anna di Vinadio. Sant'Anna di Vinadio va a finire a Roma, a Padova, dove stiamo contrattualizzando oggi il vero business, che è questa integrazione di servizi a valore della notizia legati a un sistema informatico standard. Il Totem non è il nostro mestiere, lo diamo, certo, ma il nostro mestiere è aver saputo mettere insieme la webcam in tempo reale con la notizia locale in un unico sistema, quindi integrare a tutti gli effetti. Ecco, qualche parola, Mandrile, circa la vostra storia. L'ha fondata lei questa azienda? L'ho fondata io in un momento di difficoltà familiare. In che anno? 2004-2005. Siamo incontrati due ex titolari della Bottero, nomino l'azienda, che per me è stata la mia vera scuola. Io un pochettino più portato alla comunicazione, il mio socio, che adesso è uscito dalla società, è un pochettino più organizzativo, con un'esperienza di automazione industriale e reti informatiche. Come si aprono tutte le aziende? Proviamo, vediamo. Predisposti già a integrare servizi a valore acquisiti da terze parti, quindi noi partiamo in due, oggi siamo un team di 15 persone, dove la predisposizione è sempre stata quella di cercare di integrare valore, poi aumentare il know-how dell'azienda, perché il vero valore sono le persone, quello che si crea all'interno. Tutto quello che fanno tutti, gioco di parole, conviene esternalizzarlo, quindi partiamo al contrario per arrivare oggi a dire, vabbè, tirare i cavi li facciamo tirare da qualcuno, il pezzettino di software lo facciamo fare a qualcun altro, ma il brand, il marketing, il prodotto lo vuole tenere in mano la Technoworld, perché vuole fare un progetto di business a medio e lungo termine. Quindi, perché Technoworld Group? Perché Group? Group per il concetto proprio di avere e pubblicare in modo molto trasparente quali sono le partnership. Noi non siamo mai e non abbiamo mai nascosto, anche perché il tuttologo viene anche interpretato male, noi non siamo tuttologi, noi siamo integratori. Quindi se io ho un'azienda specializzata in virtualizzazione server, dove è una cosa molto di nicchia, e la utilizzo, il mio cliente è il primo a saperlo. Tanto il mio cliente si fida di me, non vuole avere due interlocutori, ne vuole uno. Quindi per noi il concetto group, perché rientra in un gruppo, un team di aziende, sempre in crescita, mantenendo però, egoisticamente parlando, con una strategia imprenditoriale, quello che è il buono dell'azienda all'interno. Okay? Molto bene, io ringrazio allora Alberto Mandrile. Grazie a voi. Che era Technoworld, Technoworld Group di Cuneo, per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, arrivederci, buonasera. E subito a ruota passiamo a un'intervista davvero interessante con la Sibelco, andiamo a vedere. We'll be right back.
La nostra redazione è andata alla scoperta di una grande azienda che da un prodotto semplice e naturale come la sabbia propone davvero diverse applicazioni. Stiamo parlando della Sibelco, Sibelco Italia, ed è con noi il dottor Massimo Burzi. Buonasera. Che ringrazio molto per essere in nostra compagnia. Sibelco Italia si occupa dell'industria estrattiva, soprattutto della sabbia silicea. Sì. Possiamo dare qualche ragguaglio maggiore? Sì, diciamo che la nostra è principalmente un'industria estrattiva che però col passare del tempo è diventata anche un'azienda di commercializzazione di altri minerali di provenienza estera, quindi introvabili sul mercato italiano, grazie anche all'acquisizione nel corso del tempo da parte di un gruppo multinazionale che è la Sibelco, l'SCR Sibelco di Anversa, e che possiede diverse compagnie praticamente ovunque nel mondo. Quindi siete sulle spalle di un gigante. Siamo sulle spalle di un gigante, sì. Rimane la vostra però italianità e soprattutto il rapporto col territorio locale. Certo, perché lo stabilimento di Robilante è praticamente lo stabilimento più grande che l'azienda possiede sul territorio italiano. Ci sono stabilimenti in altre regioni, nel Lazio, Emilia Romagna, Campania, Veneto, eccetera, però quello di Robilante rimane quello che è un po' lo stabilimento più grande e quello che nel corso dei secoli vanta la storia un pochettino più lunga. Detto secoli, ma in realtà sono decenni, vabbè, a volte. Vabbè, diciamo che è come se lo fossero. È come se lo fossero, dal sì, punto sì, di vista di chi punto lo fa. Di vista di... Ecco. Un prodotto naturale, dicevamo, come la sabbia sì. Che voi estraete, ma che poi diventa che cosa? Beh, in pratica la sabbia diventa un mucchio di cose di quale la gente forse non si rende neanche conto che possano derivare dalla sabbia. La cosa principale è il vetro che è usato per le finestre, per i finestrini delle macchine, il vetro usato per le bottiglie. Vediamo per... un attimo, ecco, se sì. Riusciamo a mettere a favore di camera, perfetto, questo Deplian che in una foto rappresenta tante immagini addirittura legate a delle mani che lavorano. Esatto, no? Questo diciamo è un utilizzo più artigianale della sabbia, anche per modellare, per scolpire piccoli oggetti fatti in ceramica, che è anche un altro utilizzo che viene fatto della nostra sabbia. Poi ci sono le piastrelle che vengono comunemente usate e altre attività come l'edilizia, dove normalmente la gente dice la sabbia, che certo la sabbia viene utilizzata in edilizia, in fonderia, perché ha un potere refrattario e quindi va bene per le fusioni, nella chimica, nelle vernici. E recentemente stiamo anche sviluppando abbastanza il settore sport and leisure e abbiamo anche ottenuto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio la certificazione della nostra sabbia da poter utilizzare quale sottofondo per la stesura del manto erboso per i campi di calcio. Quindi questo prodotto è presente veramente in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana. Esatto, sì. Comunque noi ci giriamo, c'è senz'altro qualcosa che è stato fatto con la sabbia. E magari è proprio la vostra. Magari anche proprio la nostra, sì. In Italia diciamo che siamo tra probabilmente l'azienda più grande. Ecco, la prima obiezione che può venire in mente facendo l'avvocato del diavolo è: ma questa industria è un genere di industria che sfrutta il territorio, gli strappa l'anima, o forse invece si può fare qualcosa ed è quello che state facendo? No, certo, indubbiamente è un'industria estrattiva, l'industria estrattiva ha un impatto di una certa rilevanza sul territorio. Si tratta più solo di riuscire a conciliare quello che è poi il post utilizzo con quello che è l'ambiente circostante. Da questo punto di vista Sibelco sta facendo tanto. Sì, noi abbiamo fatto parecchio negli anni precedenti e possiamo citare come elemento determinante un'attività che noi avevamo intrapreso nel Molise, in provincia di Campobasso, e avevamo un'attività estrattiva lì quando con l'arrivare della crisi abbiamo dovuto sospendere l'attività perché non era più redditizia, abbiamo dovuto provvedere a risistemare, ripristinare la cava. Considerato che nella zona c'era la coltivazione dell'ulivo, no? Che era un po' quello che era l'immagine della zona, noi abbiamo risistemato la cava impiantumando circa 1300 ulivi e dal quale noi ricaviamo tutt'oggi
un olio d'oliva, no, che abbiamo chiamato Virtus, l'olio di Sibel, ecco. che seppur prodotto in quantità minime ci serve per dare un'immagine della società, da omaggiare a clienti, personaggi, eccetera. Ecco, l'etichetta racconta tutto questo, mi sembra, no? Sì, esatto, sì. E quindi questo è un chiaro esempio di come pur avendo sfruttato il territorio per ricavarne un materiale ed avendolo modificato, dopo di questo si può riportarlo in una condizione tale da poter essere riutilizzato nel futuro e che possa avere anche un suo sviluppo. Come diceva il capo indiano Pawnee, che disse al presidente Washington: la terra non l'abbiamo ereditata dai nostri genitori, ma presa in prestito dai nostri figli. E quindi, se riusciamo a risistemare quello che stiamo facendo, è evidente che nel corso dell'attività l'ambiente rimane leggermente coso, però poi dopo ci si può sistemare tutto. Un'altra attenzione che è stata portata nel corso del tempo è anche stata quella del recupero del risparmio energetico. No? Ecco, riguardo al risparmio energetico, ecco, cosa c'entra Sibelco con questo? Sibelco c'entra il risparmio energetico in quanto noi abbiamo la cava a 1300 metri di altezza, mentre lo stabilimento è a 700. C'è tuttora una strada che congiungeva la cava con lo stabilimento, sulla quale una trentina di camion tutti i giorni andavano avanti e indietro per poter approvvigionare il materiale per ottenere la sabbia. All'inizio degli anni 90 si è cercato di porre fine a questo problema e è stato spostato l'impianto di frantumazione in cava, e quindi il materiale ha acquisito una pezzatura più piccola tale da poter essere trasportato a valle con un nastro trasportatore lungo 2 km di cui parte in galleria e che grazie al peso del materiale che scivola sopra deve essere frenato. Questa operazione dà luogo ad una produzione di energia di circa 1000 kW all'ora. Questo è senz'altro una buona cosa, non è sufficiente per coprire tutto il fabbisogno, però è già un significativo risparmio che è stato ottenuto. E poi qualche anno fa è stato installato un impianto di cogenerazione che praticamente utilizza il gas per produrre energia elettrica ed energia termica, con la quale facciamo funzionare lo stabilimento e in inverno possiamo anche provvedere al riscaldamento degli uffici. E questo è un aspetto che sta diventando sempre più interessante. Sì, sempre più interessante, infatti poi oltretutto noi siamo partiti dallo stabilimento di Robilante, ma adesso l'abbiamo già anche installato in un altro impianto e pian pianino abbiamo fatto un po' da capostipite per tutte le altre attività del gruppo. Al di là della tutela del territorio, qual è il rapporto di Sibelco con questo territorio? Voi siete qua una delle aziende più importanti che danno lavoro. Sì, siamo una delle aziende più importanti, soprattutto nel comune di Robilante, assieme alla Buzzi, che è la cementeria che c'è dall'altro capo del territorio comunale. Siamo nell'arco del tempo, penso che quasi tutte le famiglie di Robilante abbiano avuto qualcuno che ha lavorato alla Sibelco, che allora si chiamava Siro, che era l'acronimo di Silice Robilante, che era stata fondata parecchi anni prima. Quindi in tutti questi 70 anni di vita, senz'altro quasi tutti i robilanteggi hanno avuto qualcuno che ha lavorato. Quindi 70 anni di storia per la sì, Sibelco. Circa 70 anni, sì. Subito nel dopoguerra, è stata fondata nel 1947. E in questi 70 anni di storia, tornando un attimo un passo indietro, a un certo punto c'è questa scelta di unirsi a questo grande gruppo multinazionale. Sì, questo gruppo multinazionale, la scelta avviene nel 1991, anche se poi la vera acquisizione arriva nel 99, quando grazie a una fusione con un'altra società del gruppo in Italia, allora Siro acquisisce il nome di Sibelco Italia, no? E questo ha dato anche la possibilità a parecchie persone che pur vivendo in un piccolo paese hanno potuto confrontarsi con un gruppo internazionale, fare un'esperienza di tipo diverso, internazionale, molto più ampia. Questo è stato senz'altro un buon fattore. Quindi è stata una scelta vincente, si può dire, col senno di poi. Senz'altro, col senno di poi, sì. Magari i primi tempi chiaramente c'era qualche titubanza. Beh sì, certo, si entra e cambia completamente il modo di porsi, il modo di vedere, di fare le cose, però senz'altro poi nel tempo la scelta ha dato i suoi frutti, ecco.
Molto bene. Allora io ringrazio anche per l'estrema sintesi il dottor Massimo Burzi, che è qui a rappresentare Sibelco Italia, che è veramente, si può dire, un fiore all'occhiello di tutta la provincia del Cuneese, possiamo dirlo tranquillamente. Okay. Molto bene. Allora io voglio fare i ringraziamenti come sempre, innanzitutto ringraziando questa struttura bellissima che è il Gran Palais Excelsior di Limone Piemonte. Limone è una località meravigliosa, se avete intenzione di visitare questo territorio, mi raccomando, questa struttura è veramente molto bella, al suo interno c'è un centro benessere, quindi vi raccomando sinceramente di prenderla in considerazione. E voglio approfittarne anche per ringraziare però tutti i tecnici, tutto lo staff che contribuisce alla realizzazione di questa trasmissione che credo sinceramente sia importante per la piccola e media impresa italiana. La nostra pianista che per la prima volta in questa puntata ci ha accompagnato, ma anche la redazione Cinzia Scanarotti, Laura Petrone, Alessia Gerbi, Elena Spinetti e Gabriele De Palo. È merito loro naturalmente se siamo qua e se abbiamo una continua ricerca e soprattutto se troviamo degli ospiti così importanti come adesso abbiamo avuto la Sibelco. Naturalmente grazie a tutti voi cari telespettatori che ci seguite sempre così fedelmente. Ci ritroviamo quando lo volete, il Caffè 900 è sempre aperto e a vostra disposizione. A presto. In collaborazione con Trade Center Genova, il vostro ufficio è pronto.